spero che vada tutto bene, che voi stiate bene. Allora, oggi siamo qua con un nuovo video per fare un nuovo gioco. Dovremo usare un po' l'immaginazione, infatti dovremo immaginare di essere degli indiani. Cosa ci serve oggi per fare questo gioco? Semplicemente una palla che rappresenterà la nostra freccia. Difatti gli indiani, come sapete, usano le frecce. E con questa nostra freccia dovremo colpire un bersaglio, ossia un foglio che abbiamo attaccato al muro con dello scotch di carta. Per terra posizioneremo un'altra striscia di scotch di carta in modo tale da non superarla per lanciare contro il nostro bersaglio. Quindi io non posso lanciare la mia freccia stando davanti al pezzo di scotch di carta, ma devo stare ovviamente dietro. Quindi si parte, gambe aperte, e lancio la mia freccia contro il mio bersaglio. Ok, man mano che lo riesco a fare un paio di volte, faccio un passo indietro e riprovo. Ok, e così via, per renderlo sempre più difficile faccio sempre più passi indietro e vediamo come riusciamo a fare la cosa. Un altro modo per renderlo più difficile è aggiungere dei saltelli al lancio della palla. Cosa vuol dire? Io parto da una posizione, devo arrivare fino alla mia striscia di scotch di carta saltellando. Appena appoggio i piedi nell'ultimo saltello devo lanciare la palla. Ovviamente i tipi di saltelli che si possono fare sono molteplici, quindi posso partire con i saltelli a piedi uniti. 1, 2, 3, 4 e lancio subito. Avete visto? Appena ho appoggiato i piedi nell'ultimo saltello ho lanciato subito la palla. Non mi sono fermata e stabilizzata e poi l'ho lanciata, ma appena l'ho appoggiato ho lanciato subito la palla. Questo per rendere il gioco più difficile. Altri saltelli che si possono fare sono ad esempio quelli apro e chiudo. Ok, un altro saltello che vi posso proporre è il saltello su un piede solo. Questo è anche più difficile perché appena appoggiamo un piede dobbiamo anche rimanere in equilibrio. Quindi, ok, l'ultimo saltello che vi posso proporre, un pochino più difficile, è il saltello con mezzo giro. Quindi io parto con la fronte verso il mio bersaglio e avanzo girandomi di fronte, così. Ok, ovviamente i saltelli sono tanti, sono diversi, possiamo alternare il piede destro e il piede sinistro, fare saltelli a piedi uniti, saltelli sui talloni, saltelli a gambe aperte, come volete. I saltelli sono tantissimi e possiamo unirli per fare questo gioco divertente. Un bacio, ciao!